Radioattività con Diego Fusaro. Lampi del pensiero quotidiano. Cari amici di Radio Radio, un caro saluto da Diego Fusaro. Come da copione, in Francia alle elezioni ha vinto Macron. Era ampiamente prevedibile la vittoria di Macron ed è naturalmente una pessima notizia, dacché conferma le tendenze neoliberiste e cosmopolite dell'Unione Europea e dei suoi governi di riferimento. Essi sono in larga parte nemici giurati delle classi lavoratrici e dei ceti medi, dacché l'Unione Europea stessa, per sua essenza, questo è: un grande progetto delle classi dominanti d'Europa, vincitrici dopo il 1989, per riprendersi tutto, per sottrarre uno dopo l'altro i diritti e le conquiste del lavoro, per riorganizzare in modo post-democratico e verticistico il rapporto di forza nel quadro del nuovo capitalismo che si è venuto riorganizzando dopo la data sineddoche del 1989. Non stupisce dunque che i governi che più sono organici al progetto dell'Unione Europea siano anche quelli che più duramente colpiscono in termini di riforme ed emancipatrici le classi lavoratrici e i ceti medi. Vero è che la Le Pen non rappresenta in nulla l'ideale di un socialismo democratico e patriottico, anche se, va detto, ella è sotto ogni profilo preferibile a Macron, che per parte sua è l'espressione quintessenziale del capitalismo finanziario targato Rothschild. Macron in Francia, proprio come Draghi l'euroinomane in Italia, rappresenta il potere bancario, quel potere bancario che ha spodestato la politica e che governa in suo luogo, direttamente per tutelare l'interesse dei mercati e della plutocrazia neoliberale sans frontières. Perché questo, in fondo, è ciò che caratterizza più di ogni altra cosa l'ordine neoliberale, che è poi l'ordine che esprime la razionalità dei mercati e per i mercati. Governare alla maniera neoliberale, scriveva Michel Foucault, significa governare non i mercati, ma per i mercati. Per questo con Macron e con Mario Draghi non abbiamo più politici che sono semplicemente camerieri e maggiordomi dei banchieri, come scriveva Ezra Pound. Abbiamo direttamente banchieri che hanno spodestato i politici e diventano loro stessi i decisori sovrani. Perché anche questo caratterizza l'ordine neoliberale. Lo Stato non può interferire con l'economia finanziaria, ma l'economia finanziaria per parte sua non solo può, ma continuamente interviene nello Stato, per far sì che esso sia sempre e di nuovo succube dell'economia stessa. Insomma, tornando al caso francese, peggio della Le Pen solo Macron, e il peggio ancora una volta vinto. Gli stolti che giubilano dicendo che il fascismo della Le Pen è stato sconfitto ignorano, o fingono di ignorare, che l'essenza del capitalismo più spietato e violento è oggi rappresentata non dalla Le Pen, ma da Macron. Il volto mefistofelico del capitalismo oggi, in effetti, utilizza la sua violenza invisibile nascosta dietro formule proditorie come «ce lo chiede il mercato», «ce lo chiede l'Europa», e di fatto impone in questa maniera la nuova violenza senza volto dell'economia di mercato e del suo fanatismo. Si consideri anche solo un aspetto che penso possa fare luce tanto sulle decisioni di Macron in Francia quanto su quelle di Mario Draghi in Italia. Entrambi sono due euroinomani, due governatori che gestiscono la cosa pubblica nel solo interesse dei mercati e delle loro classi. L'Unione Europea sta di nuovo chiedendo sacrifici ai suoi sudditi, dicendo che ciò serve per sconfiggere Putin. A Putin in verità nulla importa dei nostri sacrifici, nel bene o nel male. In compenso, gli euroinomani di Bruxelles come Mario Draghi e Macron ci rendono sempre più poveri e privi di diritti, usando ogni volta nuovi alibi. Prima l'emergenza epidemica, adesso la guerra contro la Russia di Putin. Insomma, possiamo dirlo, con Macron ha vinto ancora una volta la classe dominante e quel che è peggio, i dominati, anziché rattristarsi, giubilano, convinti di aver vinto. Radioattività con Diego Fusaro.